Finalmente in questo mio nuovo video e vi posso garantire che il finalmente di oggi è uno di quei finalmente veramente veri. Come sapete, siamo passati tutti dopo più di 2 mesi chiusi in casa in quarantena. Questo è il primo giro serio che mi faccio in moto, a dire il vero. Ma che questo che cazzo fa? Iniziamo bene, grande. Dicevo, questo è il primo giro serio in moto, a dire il vero è da settembre che non giro veramente bene in moto. Là davanti c'è Omar che non mi aspetta, che non si ricorda che parlare e guidare nello stesso momento non è poi così facile. Sono le 10.50 di mattina, di sabato mattina. Abbiamo deciso di partire stamattina e non oggi pomeriggio come abbiamo sempre fatto, perché più tardi sia io che lui abbiamo degli impegni. Quindi abbiamo colto la bella giornata, o meglio la bella mattinata, perché sicuramente dopo inizierà anche a piovere, molto probabilmente, come sta facendo da settimane ormai, per andare a Polaveno. Siamo soli, soletti io, Omar. Come al solito vi risparmierò la strada che porta da qua all'inizio di Polaveno, anche perché è tutta dritta e noiosa. Ci vedremo direttamente dopo, in caso ci aggiorniamo durante il viaggio, in caso dovesse succedere qualcosa, insomma. Che bello il nostro laghetto, raga! Oh, non potete capire, abbiamo fatto le gallerie, una puzza, un caldo assurdo. Finalmente siamo all'aria aperta, abbiamo tagliato parecchio strada, dovremmo essere quasi arrivati. Non è una palla farla su per non si piega la metà del tempo. Quota, quello sì. L'ultima galleria va stralunga. Mamma mia che fai più. Io mi farò Polaveno molto 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 tranquillo, dato che non ho voglia di ammazzarmi una seconda volta, ma soprattutto sono troppi mesi che non vado in moto e ho bisogno di riprendere un po' di feeling. Ah, e ovviamente ho anche la gomma nuova, cambiata giusto ieri, quindi non mi fido proprio ad aprire in curva. Che lo voglio passare. Quanti ciclisti ci sono? Autovelox, meglio andare pianino pianino. Ora, a dire il vero, non voglio gufarmela, però impressioni a caldo sulla gomma nuova, ottima. Sarà perché è palesemente nuova, l'ho montata proprio ieri, però non ha ancora dato nessun segno di cedimento, nonostante abbia su ancora diversa cera. Bene raga, occhio Omar. Omar, dicevo, avremmo voluto fermarci a mangiare i panini lì, ma hanno tipo disboscato tutto, quindi torniamo alla curva del ristorante. Madonna, si è messa male la strada. Oh. Eccoci. Ah, che bello. Pausetta, acqua fatta. Adesso andiamo qui sotto a fare 2 video col telefono e poi andiamo a Iseo a mangiare i nostri panini in riva al lago.
La benzina ogni volta mi dimentico, raga. Minchia, carico! Ma che tifo! È arrivato stracarico! Che bene, raga, che bene. Non avete idea di quanto mi mancava farmi un giro serio in moto. Poi top, io Omar da soli, in tranquillità, sabato mattina. Né troppo caldo né troppo freddo, si sta veramente da Dio. Adesso ci siamo fatti il nostro polaveno. No, oggi non c'ho voglia di scendere a moto spenta, che palle. Adesso scendiamo a Iseo, dato che è presto. Mangiamo i nostri paninazzi in riva al lago. E poi ce ne torneremo a casina, perché come vi dicevo prima, io e Omar abbiamo i nostri impegni. Ho deciso di registrare questo video anche se non so come verrà fuori, ma mi sembrava corretto farvi sapere che sono carico per tornare. Non vi assicuro che da adesso in poi i video usciranno costantemente, però sicuramente con l'arrivo dell'estate torneranno molto più frequentemente, anche perché se tutto va come dovrebbe andare, fra non molto arriverà un nuovo mezzo. E poi boh, raga, dopo una pausa così lunga, onestamente, sì, vi avevo detto che avrei voluto portare dei nuovi contenuti, però il motovlog ci sta sempre. Poi oggi siamo proprio in un bel mood, come vi dicevo, io Omar da soli, sabato mattina, temperatura perfetta, gomma nuova, cosa volere di più, ragazzi? Un bel giro in moto, che bene, che bello, mamma mia. Tra l'altro, raga, se mi seguite su Instagram e se ancora non lo fate, andate subito a farlo. Chiamo Leonardo Collaro YT, tutto attaccato, tutto minuscolo. Saprete che in questi giorni ho cambiato la gomma posteriore, nonostante fosse messa ancora molto bene. L'unico problema è che, essendo una dimensione molto larga, era una 160, mi toccava dentro la catena ed è andata a mangiarmi tutto il lato sinistro. Quindi quando piegavo a sinistra scivolava troppo. Ho detto, anche se fra poco vendo la moto, preferisco cambiarla per stare molto più tranquillo negli ultimi giri. Così è stato. Purtroppo c'è stato un fraintendimento fra me e il gommista. Hanno ordinato una gomma diversa rispetto alla Power RS, mi hanno ordinato una Pilot Power, che per intenderci è quella che montano di serie i TM. Però devo dire che mi sto trovando molto molto bene. L'ho montata ieri, l'ho usata pochissimo tempo in paese, l'ho scaldata nel venire qua a Iseo e devo dire che non mi ha dato nessun segno di cedimento. Sono contento. E tra l'altro ho messo una 150 in modo tale che la catena eviti di toccare ancora e di rovinarmela tutta, e la sento molto 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 più agile. Quindi top, sono soddisfatto. Sì, avevi messo sul blocco a disco. Sì, allora. Bene, pausa pranzo fatta, ci siamo mangiati i nostri panini in riva al lago, che bene ragazzi, che bene. Ce ne torniamo a casuccia dalle gallerie, quindi vi risparmio tutta la strada e ci vediamo direttamente all'Overe. Di solito mi sono dimenticato di fare la conclusione, mi sono fermato qui un attimo alla mia solita piazzetta. Cioè raga, guardate che spettacolo, moto, lago, sole, ma cosa volete di più? Spero che il video vi sia piaciuto. Questa è la gomma di cui vi parlavo, ottima, super calda. Come vedete la catena non tocca più. Dicevo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, fatemelo sapere lasciando un commento ed un mi piace qua sotto. Come al solito, se non siete... No, non mi ricordo più come facevo la conclusione. Come al solito, fatemi sapere che altri tipi di video vi piacerebbe vedere. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!